domenica sono stato a vedere la partita dell'Excursionistas presso lo stadio, il Coliseo di Baco Belgrano, ossia la casa dell'Excursionistas, che è la stessa da quando è stato fondato il club, quindi dal 1910. È una delle poche squadre argentine a non aver mai cambiato terreno da quando è stata fondata, quindi gioca da sempre presso lo stesso campo, e pian piano hanno costruito le tribune e tutto ciò che c'è intorno, e assieme a tutte le altre strutture per le altre discipline sportive, in quanto in Argentina ogni squadra possiede altre discipline sportive, in quanto le squadre sono dei soci e quindi tutti possono accedervi, ovviamente si soci. E chi c'è fa pugilato, chi parla a canestro, chi parla a volo, chi boxe, quindi ci sono tutte le strutture. E quindi l'Excursionistas è lì dal 1910. Lo stadio ovviamente è piccolo, si tratta di una squadra che non gioca la massima serie da oltre un secolo e è stata una delle squadre pioniere del calcio amatoriale, dell'era amateur, però da quando è stato introdotto il professionismo, quindi dagli anni 20 fino ad oggi, pian piano è venuta scomparendo, e pensate che soltanto quest'anno è tornata a disputare la Primera B metropolitana, che equivale alla terza serie, zona appunto Gran Buenos Aires. Excursionistas è all'interno di CABA, quindi Capital, cioè, Ciudad Autónoma di Buenos Aires, e ieri ha giocato la 20ª partita del campionato appunto di Primera B metropolitana, torneo Apertura. L'Excursionistas era quarta in classifica e di fronte vedeva opporsi l'Argentino de Quilmes, una squadra nata nei primi del Novecento in contrapposizione al Quilmes, che venne fondata dagli inglesi, mentre l'Argentino è stata appunto in contrapposizione formata da argentini locali, in quanto appunto con questa rivalità tra virgolette di quartiere con il Quilmes, che è chiamato il Cervecero, era stato fondato da inglesi nei primi del Novecento. Quindi ieri è stata una partita, quella di domenica, è stata una partita estremamente combattuta, con l'Excursionistas che si era portato in vantaggio con Toranzio, che successivamente è stato ripreso nell'1-1, poi 2-1 ancora doppietta di Toranzio, è stato il migliore in campo in quanto ha trascinato letteralmente la squadra. Ad aver fatto due gol è stato l'ultimo a mollare, ha trascinato, ha fatto reparto da sola ad un sostegno anche in fase di copertura, che è il punto debole dell'Excursionistas, che malgrado un arbitraggio forse un po' da rivedere, comunque ha perso 3-2 prendendo il gol di Arizamendia al 92esimo in un contropiede. Quando sì, forse c'era rigore, ma è anche vero che al 92esimo era eccessivamente sbilanciato, dato che Arizamendia è andato indisturbato verso la porta e ha percorso un 2 contro 1 insieme a un compagno dalla metà campo in giù. Excursionistas che deve rivedere sicuramente la fase difensiva, ha perso un'ottima occasione per agganciare le prime posizioni dello Los Andes, scivolando quindi di qualche gradino in classifica, andando a finire sesta, e mentre anche delle Quilmes si porta in avanti e comunque si proietta per una possibilità di vincere l'apertura e rilanciarsi verso il clausura e provare anche qualcosa in più, anche se ovviamente tra le favorite sono Flandria e Los Andes. L'Excursionistas sta comunque disputando un campionato di altissimo livello. Le note positive sono l'attaccante Barrios, che era assente, e anche Toranzio, che è uno che viene dalla gavetta e dal basso, e quindi si sta facendo strada nel calcio argentino. L'altro giorno ha fatto due gol, e l'Excursionistas comunque ha perso 3-2, con un finale rovente e i tifosi letteralmente imbestialiti per le decisioni arbitrali. Ma così è andata, e vi lascio qualche immagine della partita, ma così breve. Non ho registrato molto e io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Non pubblico con grande frequenza, ma cercherò di essere più presente anche sul canale, che ho visto che comunque ha raggiunto 87 iscritti. Certo, non sono tantissimi, ma comunque è anche brutto trascurarlo, dato che l'ho aperto, ogni tanto metto qualcosa. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!